Stella Gasparri, una mostra dedicata a tuo padre, il principe dei fotoromanzi, Franco Gasparri. Intanto chi era per te? Era mio padre, giusto così, un pochino mio padre, sì. Io ho organizzato questa cosa, mi è partito dal cuore ed è stato meraviglioso potermi sentire di nuovo vicina. E in questo momento sono molto felice perché c'è tanta gente ed è proprio quello che speravo. Come è organizzata questa mostra? Ci sono molte immagini, ma non solo, so che nel corso dei prossimi giorni ci saranno anche le proiezioni dei film di tuo papà. Allora, dunque, la mostra è una mostra fotografica, conta 150 scatti fotografici di varia natura, diciamo, è organizzata in sezioni, quindi c'è la sezione delle foto dei fotoromanzi e quindi tutto quello che riguarda il fotoromanzo e il suo lavoro di attore nei fotoromanzi. Poi c'è la sezione del cinema, e tutte le foto di scena, le foto di lui da bambino con il padre Rodolfo Gasparri, che era un disegnatore e cartellonista cinematografico che lo ha instradato al cinema. Ed è una sezione molto ampia e ricca e a me piace moltissimo. E poi sotto c'è invece la sezione privata, dove ci sono delle foto inedite di famiglia, di lui con gli amici, di Franco non attore, ma di Franco Franco. Franco appunto era molto bello, ma questo grande successo che ha avuto non era soltanto dovuto al fattore estetico, ovviamente. Allora, il fattore estetico sicuramente era una cosa molto molto potente, ma dietro questo fattore estetico c'era una sostanza incredibile di umanità che lui ha avuto modo di dimostrare a tutti, tutte le persone che lo hanno conosciuto, tutte le persone di famiglia che lo hanno amato, una bellissima persona veramente. Il ricordo più bello che hai di tuo padre? Adesso mi vuoi far piangere, di la verità, è vero, vero, ma io non cederò perché oggi ho deciso che non devo farlo. No, tutte le cose che abbiamo sempre fatto insieme, abbiamo sempre condiviso, la normalità, la quotidianità, questo è. Un padre, come dicevi all'inizio. Esatto, basta, se no mi fai piangere. Basta, no, non vogliamo piangere, è una giornata allegra. Grazie mille. Grazie a te, ciao a tutti.